Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta la Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Siamo in compagnia di Pina Guida. Ciao a tutti. Questa ragazza simpatica che ogni tanto vi mostro nei miei video. E qual è la canzone che faremo oggi? Quel filo che ci unisce. Di? Ultimo. Ultimo. Dopo la sigla. Canta, canta, canta. Cantare libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi che sono Mi minore, quindi accanto ai due tasti neri c'è il Do, Re, Mi, Mi, Sol, Si, Mi minore. Poi avremo il Do maggiore, Do, Mi, Sol. Poi ancora il Sol, andiamo indietro, Do, Si, La, Sol, Sol, Si, Re che forma il Sol maggiore ed infine il Re sempre maggiore, quindi il Re, Fa diesis, La. E la canzone fa così. Io lo so cosa senti, non me lo devi spiegare. Poi la canzone va avanti e fa di nuovo sempre la strofa, gli accordi sono sempre uguali. Inoltre un particolare, questa canzone è in Fa minore nell'originale, però noi la stiamo per semplificarla facendo in Mi minore. Quindi andiamo al ritornello, ma gli accordi restano invariati e sappiamo tutti fa così. Mi domando se ti domandi tu che cosa faccio quando sono solo. Cosa faccio quando penso al nome tuo e mi domando se ti domandi tu che senso c'ha parlare di tristezza se accanto c'è qualcuno con cui ridere. Io come te cerco solo l'amore, io come te cerco solo l'amore. Come abbiamo visto, in questa parte gli accordi si dimezzano e diventano, sono sempre uguali, ma l'ordine è questo: Mi minore, Re maggiore, Do maggiore e Sol. Poi la canzone andrà avanti, ripeterà sempre gli stessi accordi fino alla fine. Bene, come abbiamo visto era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Pina. Grazie a te. Per averci aiutato con questo video e vi ricordo, se ancora non l'aveste fatto, di iscrivervi su questo canale e attivare la campanella, così ogni qua volta che arriva una notifica Pina bisogna guardare il video subito. Tu lo fai sempre? Sì, esatto. Poi se volesti accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra c'è una puntata che vi lascerò in descrizione, quindi guardatela per vedere come poterlo fare. Ok, ciao ragazzi, alla prossima.